Salute, salute a tutti e bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute. Noi quest'oggi ci occuperemo di sanità, ci occuperemo del Lazio dove la situazione sembra allo sbando tra sprechi, ospedali in crisi, posti letto tagliati. Quali sono le cause del disastro? Parleremo poi di sessuologia, la sessualità dopo i 65 anni, ma chi l'ha detto che l'amore e sesso vengono dimenticati? Per quel che riguarda gli animali ci occuperemo dei ragni, malgrado molti ne abbiano un terrore quasi panico, a moltissimi altri piacciono tanto da tenerseli in casa. Capiremo come averne cura. L'ultimo allarme in ordine di tempo riguarda le ambulanze. 24 ore di stop totale nella capitale perché non c'erano posti letto e quindi i malati trasportati con le ambulanze in ospedale restavano sulla barella dell'ambulanza perché non sapevano dove metterli. Ma la sanità nel Lazio ormai ci sta abituando a vedere qualunque cosa, medici, infermieri sui tetti perché non ricevono lo stipendio magari da agosto scorso, come capita lì di San Carlo, migliaia di malati parcheggiate in lista d'attesa per fare interventi chirurgici, per fare degli esami. Opere faraoniche però anche e sprechi nella capitale. Benvenuto a Roberto Polillo che è medico ma esperto anche in sanità. Benvenuto ad Ippocrate per Quotidiano Sanità, il sito Quotidiano Sanità. Lei ha messo a punto un resoconto, chiamiamolo così, il buco infinito da Storace a Bondi. Lei ha messo in fila i numeri per capire, in un paese in cui le responsabilità sono sempre diluite, lei ha voluto capire con i numeri come stanno le cose. Allora, partiamo da questo cartello che abbiamo preparato per capire come nasce questo buco senza fondo del debito della sanità nel Lazio. Lo vedete, dal 2000 al 2005, presidente di regione Francesco Storace, 9 miliardi 900 milioni di debito. Nel 2007, presidente Marrazzo, siamo arrivati ad 1 miliardo e 696 milioni, nel 2008 1 miliardo e 673, 2009 sempre sopra il miliardo, nel 2010, presidente Polverini, siamo scesi a 991 milioni di euro, nel 2011 815, l'anno appena passato si è chiuso con 780 milioni di debito pubblico del Lazio nella voce sanità. E per quest'anno il tendenziale cresce di nuovo perché si arriva a 900 milioni. Dottor Polillo, ci dice come mai si è creato dal 2000 al 2005 questo buco di quasi 10 miliardi? Ma diciamo che la situazione debitoria della regione è cominciata anche prima. Di fatto dal 2000 al 2005 c'è stata un'operazione di ricognizione di quello che era effettivamente il debito, ma è emerso subito dopo che c'era un debito precedente agli anni 2000. E possiamo stimare che all'incirca in tutto il debito sia stato intorno ai 14 miliardi. Dopodiché però fu messo un punto fermo, ci fu un accordo con lo Stato finanziò in parte con una legge tutto questo stock del debito e poi la Regione accese un mutuo trentennale di cui noi paghiamo appunto una rata di 300 milioni. Ma non è neanche facile ricostruire, perché ci sono state poi una serie di operazioni, di cartolarizzazioni, di vendite anche di questi crediti. Con la presidenza di Piero Marrazzo siamo a 1 miliardo e 696 milioni di buco, di disavanzo per quel che riguarda la sanità. Gli altri 8 di differenza rispetto a Storace, come sono stati abbattuti? E gli altri 8 sono stati abbattuti per l'appunto con il prestito trentennale. Il disavanzo corrente che si è verificato negli anni successivi è stato coperto con l'incremento della tassazione, in quanto le varie leggi che lo Stato ha promulgato davano obbligo alle regioni di incrementare la percentuale sull'IRPEF e sull'IRAP e quindi veniva coperto dalla tassazione locale che ricordiamo nella regione Lazio è tra le più alte purtroppo in Italia. Allora, con invece la giunta Polverini il debito sembra essere parecchio sceso, insomma, perché siamo arrivati da 991 milioni ai 780 dell'anno appena passato.
come si è arrivati a questo risultato? Ma dunque, la Polverini ha fatto una grossa opera di ristrutturazione, ha fatto una serie di decreti in base al quale sono state chiuse 24 strutture ospedaliere, però quindi questo ha comportato anche un problema serio, specialmente nelle province, in quanto la strategia che ha seguito la Presidente attuale, ora dimissionaria, è stata quella un po' che io ho definito di desertificazione delle province. Non si è inciso sul corpo grosso della capitale, che continua ad avere un'eccedenza di posti letto, e si è scelta invece la strada di operare, secondo me, in eccesso la periferia. È chiaro che in questa opera di ristrutturazione, di chiusura di interi ospedali, di riduzione dei posti letto, c'è stato sicuramente un miglioramento dei conti pubblici, però rimane il fatto che il sistema non è assolutamente in equilibrio. Non è in equilibrio, lo vediamo in questo cartello che abbiamo sempre tratto dallo studio del dottor Polillo. Come è organizzata la offerta sanitaria nel Lazio? Vedete, c'è un eccesso di offerta ospedaliera, ci sono troppe strutture ospedaliere, troppi ospedali in città e pochi in provincia, c'è un alto grado di inappropriatezza clinica ed organizzativa, c'è una bassa qualità delle cure, ci sono 5 aziende universitarie, di cui 2 sono private nella capitale, che gravano sul sistema sanitario regionale per 400 milioni annui. Poi, dice ancora Polillo, c'è un scarso peso delle cure primarie, nonostante ci sia stata la riconversione appunto di 24 ospedali, specialmente in provincia, che sono stati trasformati in poliambulatori. C'è una scarsa presenza di residenze protette, e questi, insomma, dottor Polillo, sono i capisaldi della cattiva organizzazione. Assolutamente sì, ci sono degli studi che oltretutto fece il precedente ministro Sacconi, in cui si dimostra chiaramente che il disavanzo è più elevato nelle regioni che hanno un tasso di ospedalizzazione maggiore e che hanno un numero di residenze sanitarie assistite per gli anziani basso. Da questo punto di vista, costringono gli anziani ad andare in ospedale per qualunque cosa. Ovviamente. Quindi il tasso di ospedalizzazione è eccessivo. Invece di andare in ospedale quando effettivamente è indispensabile, bisogno, lì si parcheggia nell'ospedale, ma con dei costi stratosferici, perché l'ospedale naturalmente ogni giorno di degenza, soltanto a livello alberghiero, sono oltre 1000 euro al giorno. Ci sono poi gli sprechi veri e propri, soprattutto concentrati nella capitale, ovvero noi abbiamo 5 centri per il trapianto di fegato che tutti insieme fanno meno trapianti del solo ospedale Molinette di Torino. Sempre a Roma ci sono 25 UTIC, che sono l'emodinamica, diciamo, cioè quando uno ha un infarto corre in queste strutture, 25, ma soltanto 6 lavorano 24 ore, come se l'infarto arrivasse in orario d'ufficio. E sono sprechi questi. Esattamente, c'è un eccesso in numero di queste strutture ad alto valore aggiunto, perché richiedono delle altissime tecnologie e quindi hanno dei costi di gestione elevatissime, e una loro utilizzazione scarsa. Veniamo al blocco che c'è stato l'altro giorno nella capitale del 118. La gente chiamava per un pronto soccorso e gli veniva detto: non ci sono ambulanze a disposizione. Ora, il ministro Balduzzi va detto che ha aperto un'inchiesta perché vuole capire perché dopo sole 24 ore poi tutto è tornato alla normalità. Insomma, se era il problema mancano i posti letto, com'è che poi sono saltati fuori magicamente a meno di 24 ore? Ma questo è un altro capitolo. Ci interessa, l'avete visto dal cartello, valutare la carenza di ambulanze nel Lazio e a Roma soprattutto. 40 ambulanze mancherebbero e 600 operatori, dice lei, tra infermieri e medici. Insisto comunque che se noi teniamo occupati i posti letto negli ospedali con delle persone che dovrebbero essere curate in un setting assistenziale a più bassa intensività, è chiaro che noi potremo costruire anche altri ospedali, ma il problema rimarrà. C'è però la resistenza da parte di medici, degli infermieri, degli operatori della sanità anche alla riconversione. Guardi, intanto dobbiamo dire questo, che il personale degli ospedali è estremamente depauperato, perché c'è stato un dato, le persone vanno al 3%, vanno in pensione e non sono state rimpiazzate. La realtà vera è che i reparti adesso hanno un numero di infermieri e di medici estremamente basso.
Allora, nella riconversione, nell'accorpamento, per quanto riguarda i dipendenti pubblici a cui appartengo anche io, non c'è il rischio della perdita del lavoro, che invece è un problema drammatico per la sanità privata. Quindi gli operatori devono capire che per il bene del servizio pubblico bisogna anche fare il sacrificio di cambiare ospedale, di spostarsi, però è qua il deficit che c'è stato anche nelle precedenti interventi. Il decisore politico dovrebbe avere il buonsenso di fare in modo che quelle equipe che si sono formate negli archi di decenni e che sono fatte di uomini, di donne, di infermieri che hanno lavorato insieme e hanno costruito un collettivo, non possono essere dispersi. Certo. Lo sforzo dovrebbe essere questo, di prendere queste eccellenze che ci sono e di fare in modo che vengano dislocate in un altro luogo e non che ci sia la diaspora. Grazie, dottore.